ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video riguardante i tutorial di Photoshop. Come promesso, oggi andiamo a vedere la doppia esposizione nel dettaglio. Allora, siamo qui al parco, ho scelto una zona appunto dove abbiamo una parte di terra erbosa, una struttura e il cielo, in modo da realizzare due scatti dove andremo a esporre correttamente il cielo in uno scatto e correttamente la zona inferiore nell'altro scatto. Successivamente ci spostiamo in Photoshop per mostrarvi come miscelare le due fotografie e quindi ottenere un risultato, diciamo, corretto. Allora, questo vi dico, sarà un esempio molto generico, nel senso oggi non ci sono nemmeno tantissime nuvole, però giusto per farvi vedere anche dal vivo come va a funzionare. Quindi spostiamoci sulla macchina e vediamo. Allora, ho montato tutto quanto. Il primo scatto che andremo a realizzare sarà quello in cui esporremo correttamente la zona inferiore della nostra immagine, quindi la parte erbosa e la parte della Villa Reale di Monza. Quindi, come impostazione, io sono già andato a settare, sto utilizzando un ISO 400, un 125esimo di secondo ed un F9 per avere una maggiore profondità di campo. Quindi realizziamo la fotografia. Vi dico fin da subito che per realizzare questa tecnica sarebbe meglio avere un telecomandino in modo da ridurre al minimo le vibrazioni, però è solo un esempio, quindi giusto per farvi vedere. Quindi realizziamo la nostra foto. Vi ricordo che ora io sto utilizzando l'autofocus perché ho una struttura ferma e molto contrastata. In casi differenti sarebbe meglio utilizzare eventualmente il focus manuale per non andare a modificare eventuali profondità di campo. Adesso il prossimo passo sarà quello di esporre invece correttamente il cielo, quindi andare giù nell'esposizione. Quindi, per esempio, io aumento il tempo di scatto per farlo risaltare. Quindi facciamo due prove. Allora, una a un 500esimo di secondo, realizzo la mia fotografia, e un'altra a un millesimo di secondo, facciamo anche qualcosina meno, direi un 640esimo di secondo, e realizziamo la fotografia. Quindi ora abbiamo il materiale che ci serve per poter fare appunto la fusione delle due immagini direttamente in Photoshop. Quindi io ringrazio Angelo per questa breve clip, per avermi accompagnato. Vi lascio in descrizione il suo Instagram nel caso in cui vogliate seguire le sue fotografie, perché vale la pena, e ci vediamo su Photoshop. Quindi ben ritrovati qui su Photoshop, andiamo a vedere il lato tecnico di questa doppia esposizione, quindi come miscelare le due fotografie. Io ho scelto la seconda che abbiamo fatto per quanto riguarda la sottoesposizione, ovvero questa immagine, e poi chiaramente la prima per quanto riguarda l'immagine esposta correttamente, ma solo nella zona inferiore. Infatti vedete che non abbiamo nessun dettaglio per quanto riguarda il cielo. Allora, questo sarà un esempio molto veloce, giusto per farvi vedere come andare ad agire. Vi faccio vedere due metodi differenti. Uno per immagini semplici e simmetriche, per esempio il mare, l'orizzonte e il cielo, quindi dove non avete elementi complessi come per esempio questa zona degli alberi, e l'altra invece un pochino più nel dettaglio. Bisogna lavorarci un po' di più, ma funziona. Poi in tutorial successivi, siccome non voglio far durare questo video troppo tempo, andremo anche ad approfondire quello che riguarda la maschera di luminosità, siccome alcuni di voi me l'hanno chiesto. Allora, abbiamo le nostre due immagini, una in un livello, una in un altro livello. Se non sapete come inserire un'immagine sopra l'altra, basterà cliccare su File, Inserisci incorporato, e poi andiamo a cercare nel nostro computer l'immagine da applicare. Quindi abbiamo nella parte superiore chiaramente la zona con più dettaglio e nella parte inferiore la zona con meno dettaglio, tra virgolette, ovvero nella parte inferiore in realtà. Dobbiamo chiaramente portare questo cielo in questa fotografia. Allora, la cosa più semplice da fare, come vi dicevo, uno dei metodi è quello di creare una maschera di livello sul livello superiore, quindi cliccando su questo tastino qui. Vediamo che si crea appunto questo quadratino bianco, e se noi adesso andiamo a prendere lo strumento pennello, scorciatoia la tastiera, il tasto B, e coloriamo con il colore nero. Ricordate che se non avete i colori bianco e nero basta cliccare il tasto D per resettarli, mentre X per alternarli. Quindi sostanzialmente nel quadratino quello davanti abbiamo il colore con cui stiamo lavorando, invece l'altro è di riserva, mettiamolo in questo modo. Quindi con il nero vediamo che se noi andiamo a colorare eliminiamo tutta la zona che non ci interessa. Chiaramente possiamo modificare qua in alto l'opacità e nella zona del pennellino, ovvero qui in alto a sinistra, anche eventualmente la durezza e la dimensione del pennello. Allora, questa tecnica può andare benissimo, come vi dicevo, per immagini semplici, quindi per esempio l'orizzonte. Quindi facciamo caso che per esempio la foto finiva in questa zona,
alla fine della zona erbosa. Bastava appunto fare più o meno così, chiaramente ora io lo faccio velocemente per risparmiare tempo, e avevamo comunque sia lo stacco desiderato. Ovviamente invece qui abbiamo del dettaglio, quindi non possiamo fare così, però ve l'ho fatta vedere per correttezza, siccome magari tanti di voi hanno fotografato orizzonti o cose di questo tipo, che sono semplici e puliti. Questa è una tecnica veloce per fare quel tipo di lavoro. Poi eventualmente potete modificare l'opacità per abbinarla bene e siete a posto. Se usate un pennello sfumato, quindi per esempio mettiamo la durezza a 0, possiamo anche ammorbidire, vedete, tutto quel lato lì, quindi il lato dei margini. Quindi è veramente semplice. Però per questa fotografia non va bene, nel senso che dobbiamo fare una selezione più complessa. Allora, fare una selezione più complessa in realtà non è poi così difficile, ovvero ci basterà andare a prendere il nostro lazzo con lo strumento, che è uno strumento che serve per fare delle selezioni a mano libera. Chiaramente la tavoletta grafica è molto consigliata. Come scorciatoio abbiamo il tasto L e iniziamo a fare molto indicativamente una selezione della zona, diciamo, che non vogliamo andare a intoccare, quindi più o meno questa zona qua. Quindi facciamo una selezione adesso molto veloce, senza preoccuparvi troppo. Abbiamo fatto la nostra selezione. Ora, se andiamo su migliora bordo, vediamo che abbiamo questa tipo di grafica, mettiamola in questo modo. Quindi qui abbiamo visualizzazione, ovvero possiamo andare a modificare in base alla nostra comodità come visualizzare, diciamo, il miglioramento del nostro bordo. Io preferisco fare sovrapposizione perché mi fa rendere bene conto di quello che sto facendo. Abbiamo, vedete, fuori dalla finestrella un pennellino, e se andiamo a ripassare con il nostro pennellino verso i margini, vediamo che Photoshop automaticamente fa un calcolo e dove trova delle zone di contrasto va a creare, diciamo, una selezione migliorata. Questo va bene per i capelli, va bene per gli scontorni, poi avremo un sacco di tempo per vedere tanti tutorial in cui può tornare utile questo strumento. Quindi cosa facciamo? Iniziamo piano piano a modificare tutte le nostre varie zone di margine. Quindi facciamo per esempio così. Ora ve l'ho detto, io lavoro molto velocemente perché voglio farvi vedere nel minor tempo possibile questo tipo di modifica. Ci sono modifiche ben migliori, poi andremo ad approfondire. Nelle zone molto complesse, vedete che io non sono stato a selezionare particolarmente. Perché? Perché faccio fare a Photoshop. È impossibile qui lavorare a mano e lavorare bene. Quindi dopo cosa faccio? Tenendo premuto il click del mouse vado a togliere sostanzialmente tutta la zona complessa, mettiamola in questo modo, rilascio e vediamo che Photoshop automaticamente mi va a fare un calcolo, vedete? Quindi qui ha creato una piccola sfumatura, però lasciando fuori i nostri alberi, che è la cosa che mi interessa particolarmente. Ovviamente la precisione non è al massimo, nel senso bisogna lavorare con calma, bisogna zoomare, fare varie volte questo procedimento per ottenere un risultato migliore. Ad ogni modo, in migliora bordo abbiamo varie possibilità, ovvero abbiamo la possibilità di modificare un po' il raggio in pixel. Sostanzialmente vi consiglio di provare a giocarci un po' perché, come vedete, possiamo creare dei risultati differenti. Qui l'unica cosa è provare vari valori in base appunto ai vostri contrasti e vedere quale effettivamente potrebbe essere più idoneo. Quindi adesso noi lasciamo tutto a zero, facciamo un esempio semplice e classico. Facciamo ok e vediamo che Photoshop automaticamente ci ha creato questa selezione. Ora semplicemente andiamo ad applicare la maschera, quindi come se avessimo già selezionato. Clicchiamo quindi il suo tastino e vediamo cosa è successo. Al momento Photoshop ci lascia in bianco, vedete qua dalla maschera, la zona inferiore, e in nero la zona del cielo, ovvero quella che interessa a noi. Quindi cosa dobbiamo fare? Invertire. Quindi Command I oppure Ctrl I, invertiamo la maschera e vediamo che ora abbiamo il cielo visibile, mentre tutta la zona sotto a noi non interessava e Photoshop ce l'ha nascosta tramite la maschera. Allora, come vi dicevo, è più che accettabile, nel senso che da questo momento in poi l'immagine chiaramente va lavorata. Nel senso, si possono eventualmente abbassare in opacità appunto gli elementi per evitare di fare disastri sugli alberi, siccome per esempio in questo caso erano in controluce. Ho scelto questa immagine apposta perché sapevo che poteva dare qualche difficoltà, poteva essere un po' più complessa. Possiamo divertirci e vedere se i metodi di fusione, ovvero quelli che trovate in questa zona, possono in qualche modo darci un risultato migliore. Non escludete mai nulla, non esiste, diciamo, una metodologia più giusta o più sbagliata di altre. Nel senso, qui possiamo avere per esempio Scurisci che vedete fa
una modifica quasi impercettibile, però sugli alberi, probabilmente a video non riuscirete a vederlo, ma lascia un filo di dettaglio in più, quindi in questo caso lo preferisco. Chiaramente questo non è un cielo incredibilmente dettagliato, quindi non abbiamo tante informazioni. Ad ogni modo, gestendo l'opacità e gestendo al meglio la nostra maschera, quindi per esempio se noi clicchiamo Alt più click possiamo vederla, poi possiamo andare a fare delle correzioni. Cioè per esempio con il pennellino nero vedete che alcune parti delle finestre qua in alto o comunque dei riflessi della villa sono rimaste visibili, quindi con il colore nero le andiamo poi a cancellare. Chiaramente queste sono cose da fare con calma, zoomando e via dicendo. Quindi questo a mio parere è il metodo più veloce. Da qui in poi ovviamente andiamo a lavorare poi successivamente con le curve su tutta quanta l'immagine, gli diamo per esempio più contrasto, gli andiamo a modificare i colori, insomma rendiamo il tutto d'impatto, perché poi la doppia esposizione serve anche per realizzare delle immagini d'impatto. Ovviamente potete anche decidere di mantenere solamente alcune zone con la gestione dei pennelli, quindi se noi abbassiamo l'opacità per esempio, anche questo è semplicemente un esempio, e andiamo a colorare appunto questa parte, vedete che l'erba si scurisce. Mettiamo caso che noi vogliamo lasciare un po' più scura anche l'erba, lo possiamo anche andare a fare creando appunto delle correzioni fatte a mano. Ricordate che con le maschere, con il nero e con il bianco, potete sempre tra virgolette disegnare e cancellare, quindi tornare sempre indietro, non avrete mai nessun tipo di problema. Quindi poi da qui si fanno tutte le varie modifiche del caso, quindi possiamo alzare un po' la luminosità per aprire un po' di più l'immagine, possiamo dargli una curva S per fare contrasto e via dicendo. Queste sono tutte cose che andremo a vedere nel corso del tempo, nei vari martedì in cui appunto usciranno i tutorial di Photoshop. Tra l'altro se voi ne preferite prima uno di altri, scrivete pure sotto nei commenti con hashtag richiesta tutorial, in modo che cerco di farli arrivare prima. Nelle prossime puntate probabilmente daremo anche un occhio alle maschere di luminosità, che a mio parere sono uno dei metodi più efficienti per fare anche la doppia esposizione. Però ve lo faccio vedere con un'altra fotografia, magari fotografando magari un cielo, comunque un qualcosa che abbia più impatto, perché purtroppo, come vi dicevo ieri, le nuvole erano veramente assenti, quindi l'immagine che siamo riusciti a portare a casa sostanzialmente è questa. Però vedete che non è particolarmente difficile, basta provare un pochino e poi sicuramente riuscirete a sentirvi a vostro agio nel fare questo tipo di modifiche. Vi ho fatto questo tutorial semplice perché voglio iniziare a farvi capire come funzionano effettivamente le maschere. Le maschere serviranno per tutto, serviranno per la post-produzione dal punto di vista della pelle, dei ritratti, dei paesaggi, dello still life, della pulizia di un fondo, cioè veramente di qualsiasi cosa. Quindi iniziate a giocarci un po' e fatemi sapere sotto nei commenti oppure nella community di Telegram come vi trovate, se riuscite, se avete qualche problema, e sicuramente o io o qualche amico del canale sapremo darvi magari un buon consiglio. Quindi detto questo, penso che abbiamo detto tutto, spero che il tutorial vi sia piaciuto e vi sia servito. Noi ci vediamo domani con fotografia in pillole e poi con i successivi video nei prossimi giorni. Io vi auguro una buona continuazione e buona luce.